in studio per conoscere e presentare una ulteriore lista che si presenta alla competizione del prossimo 20 e 21 settembre per il rinnovo del Consiglio regionale e per la elezione del Presidente della Regione Toscana. Do un affettuoso benvenuto a Moira Ricci, in rappresentanza della lista svolta col punto Esatto. esclamativo, che sostiene e supporta la candidatura al Presidente della Regione Toscana di Eugenio Giani. Benvenuta Buonasera. Moira, benvenuta. Grazie Allora, mille. svolta già nel nome c'è tutto, poi vedremo come, ma quel punto esclamativo proprio mi dà l'idea di un imperativo proprio, di una forza Ce la ulteriore. stiamo mettendo tutta, ce la stiamo mettendo tutta, sì. L'idea è proprio quella legata al cambiamento. Certo, ma cambiamento a cosa? Procediamo per ordine, perché sostenete una candidatura a Presidente della Regione Toscana, ripeto ancora, Eugenio Giani, che rappresenta una forza già Non attualmente al è governo. esatto. Quindi, dove Dove svoltiamo? svoltiamo? Brava, la domanda è legittima. Diciamo così, cioè, l'idea nostra è quella di mantenere quello di buono che esiste e cambiare quello che in realtà proprio buono buono non è. Poi, come in tutte le cose, per fare tanto bisogna partire dalle cose piccole, per cui step by step, come si dice, Bravissima. no? Per cui nel piccolino, alzarsi la mattina, fare qualcosa di buono durante la giornata, riuscire a ottenere un piccolo risultato, piano piano, piano piano, piano piano, si spera di far qualcosa di positivo e di arrivare a un eventuale appunto svolta e cambiamento, non a livello epocale o che possa spostare le montagne, ma che Brava. tutto sommato possa riuscire ognuno nel suo modo di essere, nel suo modo di fare, ottenendo un risultato, a partire, che ne so, dal riciclo vero fatto in casa della spazzatura del quotidiano, perché svolta nasce appunto dall'unione Svolta è di queste. un'espressione molto toscana, peraltro, per dire girare, quindi svolta a destra, no, Giriamo, esatto, ecco. Quindi giriamo, credo, no, anche questa caratteristica proprio anche linguistica, forse, no, che proprio ci appartiene. Anche se non siamo tutti toscani, però insomma, allora siamo il gruppo nostro, l'Italia in Comune con Federico Pizzarotti, che appunto non è toscano, poi Toscana nel cuore, e appunto Volt, che è questo gruppo europeista che lavora mo molto, combatte per l'ecosostenibilità. Siamo tutti ormai sulla linea Su questa linea, certo. dell'ecosostenibilità, sì. Abbiamo capito che o prendiamo questa strada o ci roviniamo da soli ulteriormente e roviniamo ulteriormente ciò che è attorno a È noi. tanto vero, è tanto vero, è tanto vero. Cioè, basta guardarsi intorno, in tante situazioni del quotidiano. Io, che ne so, cioè, l'altro giorno eravamo davanti a una pineta e nella parte della pineta c'era della spazzatura buttata così. Però se, cioè, la domanda che si fa, io, oppure camminando, che ne so, lungo la spiaggia si trova la bottiglia, quello che è, basterebbe raccattarla. Ora io non voglio essere, come si dice, la maestrina della situazione, pur essendo un'insegnante, non voglio fare la maestrina. Però, ripeto, quando si fanno cose nel piccolo, l'idea ovviamente nasce dal piccolo, ma si sposta verso il grande, Certo. perché si parla di città, si parla di Toscana, si parla di regione, però educare, sensibilizzare, portare al miglioramento, cercare di fare cose sempre con una visione e una prospettiva positiva, secondo me è un'ambizione raggiungibile. Legittima, è legittima. È legittima, sì, esatto. Ciascuno credo che si debba guardare comunque sempre in alto e avere Brava, brava, io lo questa. insegno anche ai ragazzi a scuola, ma lo dico anche ai ragazzi all'università, sembra una sciocchezza, perché però l'impostazione dell'architetto, cioè l'educazione al bello, ha un senso, perché se uno cerca di vedere il bello nelle cose,
L'aspirazione è positiva e anche l'ambizione è positiva e questo aiuta perché pensare in positivo aiuta sempre, aiuta prima a se stessi ma aiuta anche gli altri e ti fa rispettare, ti porta a essere rispettato. Le energie positive sono sempre più forti di quelle negative perché sì. C'è una sorta di adrenalina in circolo, sì, indubbiamente sì, migliore, esatto, che ti favorisce, esatto, l'andare avanti, esatto, quelle negative ti trattengono. Esatto, no? Poi nasci... Cioè essere ambiziosi non è sbagliato se è un'ambizione positiva, capito? Perché non esiste solo un'ambizione che porta a essere ricco. Le abbiamo dato un'accezione negativa nel linguaggio, sì, anche nell'ambizione. Brava, esatto, sì, è vero, ma non è solo quello, non fare, almeno secondo me. Però io sono, cioè nel senso, io difendo me stessa. Direi proprio. Allora, tu sei architetto, Moira, e quindi ti intendi di bello, di armonia, forse. Sì, 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 mi sparo le fose, come si dice in toscano. Però, sì. No, scusa, in napoletano, spararsi le fose non è prettamente toscano. E insegnante, sì. Quindi anche questa esperienza con bambini, scuola primaria. Svolta, possiamo dire, ha una connotazione civica nell'insieme, sì. No? Ecco, non è, cioè, chiaramente si pone in un certo indirizzo, perché non a caso sostiene, ripeto ancora, la presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani, ma ha un'anima profondamente civica. Quindi immagino che il vostro compito come programma e quindi l'impegno di ciascuno di voi nell'ipotesi migliore, che naturalmente vi auguro di raggiungere il migliore dei risultati possibili, possa essere anche quello di pungolare in maniera costruttiva anche la politica più strettamente intesa in questo senso, oppure il vostro ruolo già da adesso è definito in una forma più, in una forma diversa? No. Il ruolo è legato alla volontà appunto di costruire qualcosa di positivo, però è vero, ha un forte senso civico, sì, assolutamente, quello sì. Cosa vi ha spinto a sostenere Eugenio Giani, a riunirvi assieme e poi dire ok, questa è la nostra collocazione migliore? Perché quando ci siamo trovati, cioè nasce in una maniera molto, molto semplice, perché ci siamo trovati con gli stessi obiettivi. Che ne so, parlavamo del lavoro e quindi dicevamo, ci siamo trovati a dire perché non rilanciare, sostenere, incentivare l'artigianato. Cioè, voglio dire, per esempio, certo. Cioè, il Made in Toscany è, cioè, è un patrimonio infatti l'ambizione massima è quella, leggevo che appunto anche in Giappone l'hanno fatto, è diventare patrimonio UNESCO in questo senso qua. Io l'ho detta battuta, però. No, che è proprio uno dei punti del programma di svolta. Poi tutti dicono abbassare le tasse, per ovvi motivi, però se si trova il sistema di aiutare le start-up, puntare non solo su giovani, ma su chi ha voglia di lavorare, perché io sono giovanile, non sono certo giovane, ho 53 anni, per cui non sono una ragazzina. Però perché smorzare la voglia di fare? C'è niente di male aiutare chi ha voglia di fare, per cui se c'è un'idea buona, perché non aiutarla? Questo indipendentemente è molto corretto. Dall'età. Molto corretto, certo. Per cui anche questo è nel programma. Che rendere tutti attivi, tutti partecipi, sì, peraltro al bene comune, ognuno, sì, mettendo a disposizione, sì, i propri, brava, talenti, le proprie, brava, disponibilità. Brava. E qui torna l'idea di civicità, della voglia, nella voglia di fare, aiutare chi ha voglia di fare, per cui non tanto guardare la persona per com'è esteticamente, ma la persona per la voglia che ha di mettersi in discussione, di fare, e in questo ci siamo trovati d'accordo, ma su tante cose, cioè il programma ci accomuna, per cui
Prima parlavamo, quando si raccontava di me, del fatto che io in un momento della vita ho avuto bisogno dell'ospedale. Io abito a Finire e agli inizi degli anni 2000 ho avuto bisogno del pronto soccorso dell'ospedale di Finire. Uno dei punti fondamentali che è in discussione in questo periodo sono gli ospedali di prossimità, cioè quelli vicini al Certo. cittadino. Se io non avessi avuto il pronto soccorso dell'ospedale di Figline aperto, perché negli ultimi periodi era stato chiuso, aperto solo dalle 8 alle 8, no? Sembrava un Certo. negozio, e io invece no, ho avuto bisogno, era più di mezzanotte, l'una di mattina. Perché aspettavo una bambina e mi sono sentita male. E se quel pronto soccorso fosse stato chiuso, io non sarei qui. Ma 9 su 10, ma anche 9,9 periodico su 10. Per cui, cioè, si parla. Rischiano di diventare luoghi comuni, cose che in realtà sono fondamentali per la vita delle persone. Ed è una cosa che, avendola vissuta di persona, io la sento tanto, capito? Certo, Perché quell'ospedale deve stare fatto aperto. la differenza, Ha fatto, poteva fare la differenza, capito? certo, Cioè, poteva fare la differenza. cioè, siamo andati a cercare questi mega ospedali giganteschi dove le persone si devono mettere in fila. Io adoro le file, ci mancherebbe, perché sono molto inglese nel modo di pensare verso le regole, però a me piacciono le regole, mi piacciono le regole perché mi piace anche poter andare addosso alla regola. Se non la trovo sto male, perché come fai se non Certo, hai la sì, è regola a chiaro, è da infrangerla? ordine, quindi è chiaro. Quindi a me piacciono le file, però la fila deve avere un riscontro. Cioè, questi ospedali giganteschi hanno tolto la possibilità alle persone di fare cose in tempo reale. Invece, anche queste che sono valorizzate anche nell'aretino, queste case della salute, sono molto intelligenti. È un altro punto del programma, parla appunto delle case della salute, posti che possano essere a servizio del cittadino, ma vicini alle persone, con persone qualificate che sappiano lavorare, che sappiano il proprio mestiere, che se io ho dolore a una spalla possa trovare non solo il medico generico, ma magari anche uno specialista che possa dire: guarda, c'hai una periartrite, e non fa 7 miliardi di giri senza sapere dove andare. Persone che sanno parlare, che dove una persona che ha bisogno possa trovarsi. Un altro spunto è lo psicologo di base, siamo sempre a corsa, hanno tutti furia, tutti furia. La gente sta male perché te pigi internet e sai tutto, ed è una cosa sbagliatissima a mio avviso, però ci sarebbe bisogno dello psicologo, lo sportello psicologico dove una Certo. persona si può fermare. Magari raccontare se stesso, perché tutti parlano ma nessuno ascolta. E forse sempre più oggi questo è un tema aperto, perché Cavolo, è più volte apertissimo. parliamo di solitudini parallele, più volte parliamo di nuove povertà, poi magari lo tocchiamo un attimo anche questo, però la nuova povertà è anche l'aver bisogno di incontrare l'altro. E questa la solitudine, non, solitudine è un male brutto. Tanto brutto, tanto brutto, È tanto molto facile degenerare poi brutto. nella Perché corsia della porti depressione, insicurezza, nella non ti insicurezza, confronti. nella, insomma, tante cose. Quindi Se te non hai bisogno confronto dell'altro con c'è. nessuno, capito? Cioè, il bisogno della felicità. Ora si va a toccare, magari si vanno a toccare cioè, argomenti anche che non rientrano nel nostro pomeriggio, però. Sempre tornando nel piccolino, se io sono stanco, torno a casa, sono stanca e ho bisogno di qualcuno e non c'ho nessuno, aver qualcuno con il quale parlare, sapere che c'è una persona che sa ascoltare, magari dà anche un consiglio spicciolo, però che mi fa star bene. Cioè, ecco, Insomma, di per creare il questo. senso della comunità, in Brava, qualche per modo, questo, per eh? tornare a monte alla domanda, cioè perché svolta, perché questo programma, perché voi. Perché ci ho trovato come radici in queste cose da magari spicciole, però che poi proprio spicciole spicciole non sono. Tutt'altro, fanno la Vero? qualità, fanno proprio la qualità di tutto. È una Toscana aperta, una Toscana solidale, una Toscana in ascolto, una Toscana che sa
che non ha paura, ecco, di nuove sfide come queste. Esatto. Che si prospettano, che sono sfide più che economiche, a mio avviso, sfide sulla persona, perché. Brava, sfide sulla persona, manca tanto la persona. Qui sono tutti bravi, sono tutti istruttori. Ci ha fatto caso che come si muove sono le persone che sanno tutto, no? In realtà non puoi sapere tutto, perché anche questa cosa della politica, quando mi dicono ti sei messa in politica, io non ti posso dire che è vero, però poi. Qualcuno mi ha spiegato, ma guarda, quando ti alzi e scegli se bere l'orzo o il caffè o il Fai una scelta latte, politica. fai una scelta, cioè quando dici la tua, perché comunque ce l'avrai un pensiero, fai una scelta, te la senti di metterti in discussione? Diamine, cioè certo che mi metto in discussione, se può venire fuori quella che sono io e può servire a qualcosa il mio pensiero e se trovo qualcuno che mi ascolta, Magari ma insieme mi devo facciamo un bel fermare. dialogo. Esatto, a me devo fermare l'esatto opposto, cioè, poi divento un camion con il rimorchio, se me ne fanno fare. Come ti immagini Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana? A me lui piace perché sa tanto di arte, tu dirai che c'è Vabbè, qui abbiamo, giochiamo in casa però. No, come, no, finisci, No, scusa, ti ho no, no, rotto. era, la domanda era questa. Cioè, come mi immagino? Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, della sua azione di A me governo. piacerebbe, quando l'ho visto, l'ho sentito parlare, a me piacerebbe che rimanesse, perché ora è un periodo di campagna elettorale, per cui è molto a contatto con le persone, però mi piacerebbe che lui rimanesse a contatto con le persone, cioè che ascoltasse le vere esigenze e riuscisse a far qualcosa, perché Eugenio Giani c'è da sempre, bene o male si sa, no? E, però mi piace, Nasce nasce assessore appunto. dello sport al Comune di Firenze e poi Esatto, cioè, ha fatto un percorso lunghissimo, sì. meno male, ha toccato tantissimi settori, per cui forse si fa prima a dire dove non è stato, che non è stato. Rimanca appunto la presidenza, ora cioè quella del Consiglio, poi vediamo se diventa presidente della regione. A me piacerebbe appunto che riuscisse a mantenere le promesse, ma vediamo, perché ovviamente, perché le promesse se ne fanno tante, però mi piacerebbe che riuscisse a mantenersi a contatto con le persone, perché se io sono con te e hai bisogno di qualcosa ti posso aiutare, ma se io sto nella mia poltrona a dirigere e fare la ganza, come si dice in Toscana, però non ti sento perché c'è un vetro, io non ti posso aiutare, magari può passare anche che non ti voglio aiutare, questo. Devo dire, in tempi anche assolutamente non sospetti, Gianni si è contraddistinto per aver visitato, dico in tempi non sospetti, cioè non in Sì, campagna sì, sì, elettorale, sì, sì. né adesso, nel lungo periodo, poi abbiamo avuto, lui si è annunciata prima del Covid, quindi è stato un lungo periodo elettorale per lui sotto questo aspetto, e quindi anche in tempi, negli anni non sospetti, anche nei primissimi anni in cui era, nei primissimi tempi presidente del Consiglio regionale, si è distinto proprio per aver visitato ogni angolo della Toscana, quindi questo rapporto immagino gli Ce l'ha. appartenga proprio Sì, no, sia nel suo DNA la sente questo, il voler tanto conoscere e so per l'altro. certo che è anche un aspetto umano che in questo periodo, perché essendo molto impostato, poi la fisicità anche non l'aiuta perché è molto alto, no? Per cui sembra quest'omone, no? Però c'è un Vedi aspetto l'architetto che in umano, te riesce a cioè ho delineare anche. fatto la scansione, sì, però c'è un aspetto molto umano che non passa, umano nel senso anche di sensazioni legate alla salute, al benessere della persona, eccetera, che comunque lo ha aiutato, ha umanizzato, diciamo così, ancora di più. E tra i primi atti, in un'ipotesi positiva per la coalizione e per Gianni, tra i primi atti cosa vorresti, cosa ti immagineresti che fosse utile e necessario per la Toscana? Per Per la Toscana? la Per la Toscana, certo, Toscana ormai. io sono a favore del superamento del gender gap.
Per cui io mi immagino una Toscana dove le donne, perché io parto dal presupposto che l'intelligenza non ha sesso, per cui se te sei intelligente, hai delle buone idee, ti deve essere dato, ti dovrebbe essere data la possibilità di lavorare. Quindi io vorrei una Toscana, tanto scusa, lo posso dire, sono io, magari non succede niente, però metti succede qualcosa di positivo. Io vorrei una Toscana in cui le donne hanno la loro voce, dove ci sia sinergia di teste, di cervelli, di voglia di fare, per Certo, l'ottenimento di certo. risultati, ovviamente. Quelli che possono essere, come si dice, conseguibili, si dice, però ecco, io vorrei dare tanto spazio e tanta voce alle donne che hanno voglia di fare. Te lo so, poi Che magari si può. sappiano anche legiferare e quindi Che sappiano fare, perché legiferare, dopo che sappiano dobbiamo fare, arrivare però al che ti dunque. posso dire, l'altro giorno passeggiando per Firenze c'è un negozino non lontano dalla stazione, mi pare, dove tre ragazze si sono messe a fare le calzolaie. Che male c'è? Direi assolutamente, Voglia di anzi, lavorare, voglia cioè, di lavorare. capito? Cioè, quindi si torna all'artigianato. Firenze è fatta di tante botteghe, è Arezzo, cioè, ma chi è che non si ricorda la vita è bella? Tanta voglia di lavorare, quindi io mi piacerebbe, cioè avere un'idea per Arezzo, cioè avere un'idea perché su Arezzo mi sono candidata anche sulla provincia, per cui si arriva più vicino alla zona mia, San Giovanni, Montevarchi, Terranova. Sai quanta possibilità con tutto quello che c'è nella nostra terra? Qui c'è tutto, qui c'è tutto. Concretamente come vedresti tutto questo? Concretamente in No, soldoni? concretamente poi dall'enunciato alla realizzazione. Un esempio banale, ma io potessi farei cose, che ne so, figlini, andiamo a figlini. Intanto Che è il luogo da inizierei, dove tu vivi e vivi e. dove vivo io? Io inizierei con l'aiutare possibilmente gli anziani a creare una memoria storica. Farei possibilmente un piccolo museo dove le persone possano ritrovarsi e magari, che ne so, potrebbe essere un museo fotografico, Certo. o cercherei iniziative per portare persone in contatto con gli altri. Cercherei di capire chi sono quelli che hanno voglia di fare e quali potrebbero essere le start-up legate all'agricoltura. O a chi veramente giovane o meno giovane, quali possono essere le idee che sono in giro per il E paese. questo nel vostro programma, che forma trova? Cioè, che le proposte concrete che presentate all'attenzione per il consenso di tutti noi, in che cosa si estrinsecano? Esempio, una delle per esempio. Ho qui una parte del programma. L'economia circolare, incentivare per esempio legandosi al riutilizzo o al riciclo e quindi al rinnovo Quindi ambiente, per economia. l'ambiente e economia, esatto. Quindi mantenere tutto quello che è all'interno del territorio per riuscire a lavorare e quindi. Ma era un'idea che era venuta fuori anche parlando sul famoso vostro inceneritore del quale si parla Nel comune di tanto, Arezzo, del certo. comune d'Arezzo. Una delle cose che secondo me potrebbe essere fatta e potrebbe ottenere risultato è riuscire a smaltire bene i rifiuti, differenziandoli veramente e reinvestire quello che all'interno di una parte del capitale che Certo. queste aziende possono realizzare all'interno della regione. Certo. Comunque il tema dell'ambiente, dell'economia mi sembra centrale, È no? Nel centrale, vostro, anche nel vostro programma, lo è eccetera. perché ha una
una visione nel lungo. Certo, quindi un'attenzione all'ambiente che mi sembra sia fondamentale, per, ce lo siamo detti anche in premessa di chiacchierata, perché dall'ambiente poi si diparano moltissime cose, qualità, benessere, scelte di vario tipo e anche un'economia che possa essere quanto più sostenibile, quanto più circolare in questo senso, sì, è chiaro che rende poi anche di conseguenza una qualità di vita migliore, soprattutto per tutti coloro che ci abitano, soprattutto poi anche per, penso ai giovani, penso ai bambini, è un tema a te particolarmente caro, cioè dove, insomma, noi, nei prossimi 5 anni noi siamo chiamati tutti noi a rinnovare il Consiglio regionale, a scegliere nella persona dei vari candidati alla presidenza, è colui che insieme alla sua giunta guiderà questa regione per i prossimi 5 anni, quindi in qualche modo deleghiamo a questa persona le scelte strategiche, a questa persona in maniera simbolica, poi è chiaro che c'è la giunta, c'è il consiglio regionale, però in qualche modo attraverso il voto poi deleghiamo a voi candidati e al consiglio regionale di individuare la strategia migliore per il futuro di tutti noi. Non è cosa di poco conto, infatti. No, infatti. L'idea è quella di volare basso, ecco perché quando abbiamo iniziato la chiacchierata parlavo di passo passo, perché è più facile provare a gestire una situazione, certo. Se si riesce ad arrivarci con piccoli step, però ecco la visione è concreta. Bisogna averla, certo, sì, la visione c'è ed è concreta. Senti, per la cultura, cosa la vostra lista cosa propone? C'è un programma, c'è un punto specifico su questo o no? Cultura in senso ampio, cultura in senso ampio, visto come conoscenza, in senso sì, cioè come muoversi, esatto, come cultura e turismo maggiore, in questo senso qua, cioè cultura vista come, che ne so, tutti gli anfiteatri che possono esserci in Toscana messi a disposizione per opere, concerti, rilancio appunto del territorio come visibilità, e cultura anche intesa come, oppure ecco, usarli per racconti, incontri, rappresentazioni, e cultura intesa anche come conoscenza del territorio, quindi turismo. Io parlavo pochi giorni fa con una guida anche che mi raccontava, parlando del Covid, che mi diceva una cosa che mi ha fatto riflettere abbastanza, perché le nostre città, pur essendo molto belle, hanno avuto, forse Firenze più che Arezzo, però anche Arezzo è città di cultura e città d'arte, un turismo massivo, certo, in cui me l'hanno definito come turismo morde e fuggi, ma in realtà io mi ci sono ritrovata perché l'ho capito. E ecco, questo magari potrebbe essere un tema di discussione, cioè sfruttare i nostri territori anche per cose relativamente piccole che possono portare più persone a conoscere i vari percorsi, le piccole piazze, le chiese. Una conoscenza del territorio più diffusa. Più diffusa, più capillare, a portata sempre però di persone, quindi, anche sì, straniera, sì, certo. Dove ci possa essere magari più punti di informazione, capillari appunto, diffusi, dove si possono fare, certo, anche, dove si possono trovare anche, che ne so, la festa della strada, ma non solo quella, però magari ecco, questa zona per esempio è bellissima e io me li immagino con le persone, togliamo il periodo del Covid, però io me li immagino con i turisti che magari si possono fermare, magari, che ne so, ora lo so, il crocifisso di Cimabue, è ovvio che non vengono un po' a vederlo, però piccole cose che possono essere anche captate da più persone con la voglia di fermarsi, la, certo, degustazione, sì, il, sì, percorso, i piccoli per la piaceri anche della vita sotto, capito, questo aspetto, che significa, sì, una passeggiata, cioè quello che si dice un po' il turismo lento, no? Lo slow tourism, brava, eccetera.
quindi assaporare e non morderlo e fuggire, no? Questo, quindi vivere il territorio. Infatti il territorio. Questa signora mi diceva, rifiorirà dopo il Covid. E sicuramente, cioè, i nostri sono territori talmente belli che è normale che una persona abbia voglia di vederli. Sì, sì. Quindi da vivere più che anche. Brava. Non vedere Arezzo, Siena e Firenze in un giorno solo, perché in realtà te non vedi nulla. Non cogli lo spirito, non cogli l'essenza, non cogli la bellezza, non cogli l'armonia. E le persone fanno parte del patrimonio, perché comunque abbiamo una storia. Una delle cose che mi piacerebbe, cioè l'esempio del museo, magari è banale, però no. Avere una persona che racconta se stessa. È il tema della memoria, dell'identità del luogo. A me piace tanto, capito? Esatto, per cui trovare nel luogo le persone che ti aiutano a capire dove sei. E perché quel posto è arrivato a essere così, e perché è così bello, cioè non nasce tutto all'improvviso. Ecco, ecco, quando si diceva appunto rifiorirà il turismo, diamo un senso a questo giardino. Allora, questo giardino io spero davvero che possa essere quanto più fiorito il più possibile, grazie al sostegno e alla forza di volontà di questa lista, che ripeto a questo punto esclamativo, che a me sembra veramente un grande imperativo per realizzare quello che nella lista avete ben indicato, svolta. Esatto. A sostegno della candidatura Presidente della Regione di Eugenio Giani. Grazie a Moira Ricci, in rappresentanza della lista svolta, di essere stata con noi. Grazie mille davvero. Grazie.